maestro, ma il maestro di noi tutti, per dirla con le parole di Carlo Di Ruscio, componente e direttivo dell'Arciconfraternia della Santissima Trinità, che questo pomeriggio ha ricordato il profilo umano di Ezio Barcone, storico direttore del coro trinitario, che è morto ieri dopo 2 mesi di agonia. È stato un addio mesto, come suo carattere mite e riservato, scandito da raccoglimento e preghiera nella chiesa della Santissima Trinità, la sua seconda casa, dove il cappellano dell'arcisodalizio Don Gilberto Usquategui ha officiato il rito funebre. In prima fila, oltre i familiari, anche i trinitari con il saio rosso, gli alpini della sezione ANA, il coro diretto da Alessandro Sabatini, che ha eseguito il miserere composto da un altro Barcone, Federico, il nonno di Ezio, che ha accompagnato l'ingresso del feretro in chiesa. Era una persona che ha dato il suo contributo per la città, come una luce che non si nasconde sotto il moggio ma brilla, ha detto Don Gilberto nel corso dell'omelia, mentre a risaltare l'attaccamento di Barcone all'arcisodalizio è stato Carlo Di Ruscio nel suo discorso pronunciato a nome dell'amministrazione trinitaria a margine del rito funebre. Ezio Barcone è stato per tutti quanti un maestro, perché ci ha insegnato tantissimo, ma soprattutto ci ha insegnato la vita, perché non è solamente una questione di cultura, che lui ne aveva tantissima, era una persona veramente molto molto colta. Ezio Barcone era un personaggio ma anche molto umile. Ognuno di noi ha avuto modo di chiedergli un qualche cosa di storico, di documentarsi, e aveva sempre una risposta pronta, sempre molto preciso nel dare delle spiegazioni. Ma soprattutto dobbiamo ammirare lui il fatto che è stato un personaggio molto, ribadisco, umile, molto sincero, leale, molto attaccato a questa confraternita, che lui l'ha vissuta come una famiglia, per cui intere generazioni di trinitari sono stati i suoi allievi, e per noi oggi è una grandissima perdita. Il professor Barcone è veramente una perdita che lascerà un segno, lascerà un vuoto. Così esordito, ricordandone l'esempio di umanità, di semplicità d'animo, un'eredità morale che oggi lascia ai familiari e a tutta l'arciconfraternita, ma anche a tutta la città, che dopo aver conosciuto un maestro, ora avrà anche un angelo custode. Ciao maestro.